a tutti e ben ritrovati nell'arte di Romy, anzi non solo nell'arte di Romy, ma nella playlist Startup. Oggi veramente affrontiamo un argomento luminoso, perché stiamo parlando dei colori neon, dei colori fluo. Sono bellissimi, li potete utilizzare sia per i bambini, ma soprattutto, e questo soprattutto anche d'estate, adesso vanno tantissimo i fluo party, soprattutto per le signorine un po' più grandicelle, che magari non fanno più le feste di compleanno, quelle classiche, quindi parlo dei 13, 14, 15 anni, e soprattutto si fanno in spiaggia, nelle discoteche. Quindi sicuramente questo è un argomento che può interessare sia diciamo chi sta iniziando e quindi conosce questo mondo fluorescente, ma sia anche per chi diciamo non conosce questa parte dei colori neon, perché veramente la potete sfruttare, anche lavorativamente parlando, in tantissime occasioni, anche per i diciottesimi è veramente sfruttabile al massimo. Allora, diciamo che in questa sezione, io in genere vi dico sempre i materiali che utilizzo, in questa sezione non tanto diamo l'importanza al pennello, per quanto comunque ce l'ha, ma soprattutto ai colori. Io vi faccio vedere intanto i pennelli che ho utilizzato, li metto così perché ne ho presi diversi, ma fondamentalmente sono diciamo di numeri diversi, ma lo stesso modello. Quindi sono tutti pennelli a punta tonda e a punta arrotondata, e diciamo che vanno dall'1 al 2 al 3 al 4, diciamo sono i pennelli più piccolini. Poi chiaramente se devo fare, ma qui parliamo di un body painting, allora magari prenderò dei pennelli un po' più grandi, un po' più cicciotti. Però effettivamente vi ricordo sempre che nella categoria startup noi parliamo molto del trucca bimbi, diciamo al 99% del trucca bimbi. Poi chiaramente possiamo fare qualche riferimento al body painting, però insomma, diciamo nell'argomento di oggi qualche riferimento al body painting va fatto, perché si possono sfruttare, come vi dicevo prima. Vi faccio vedere i colori fluo più utilizzati. Allora, sicuramente il fucsia, eccolo qui. Poi vi faccio vedere il giallo, il verde, l'arancio, eccolo qui, e poi anche il viola, molto bello, e soprattutto il blu, eccolo qui. Questi più o meno sono i colori fluo più utilizzati, e ce ne sono tantissimi altri, c'è anche il rosso fluorescente, cioè veramente diciamo che più o meno nella gamma dei colori ci sono quasi tutti fluorescenti, però diciamo quelli che più vengono utilizzati sono maggiormente questi. E qual è la caratteristica di questi colori? La caratteristica è che questi colori, li vedete, insomma, comunque sono già più luminosi soltanto a guardarli, nel senso che anche se noi, ecco, poi lo vedete nel tutorial, se noi li stendiamo comunque sulla pelle, eccetera, già si vedono più luminosi, ma il loro effetto fantastico e meraviglioso, e poi ve lo farò vedere nel tutorial, è quando sono sotto la lampada ultravioletta, quindi le lampade UV, perché chiaramente si accendono, quindi il loro risultato è veramente fantastico. E quindi vi invito a vedere bene questo tutorial, perché oltre, diciamo, a capire un po' la stesura del colore, eccetera, vi fa vedere proprio come si illuminano questi colori. Fra questi colori wood neon ce n'è un altro, che è, questo è il più particolare di tutti, perché in realtà, a differenza di questo non è bello luminoso, anzi è un color carne, forse dal video sembrerà bianco, però in realtà è un color carne che passato sulla pelle è leggermente visibile, quindi non è diciamo appariscente come gli altri che vi ho fatto vedere, però poi sotto la luce wood
e qui non vi voglio svelare niente, ma sotto la luce Wood ha un effetto fantastico. Quindi guardatevi questo tutorial. Se avete già i colori neon, fate delle prove. Se non li avete, incuriositevi con il tutorial e vedrete che poi diventerà un vostro materiale fondamentale nella valigetta. Quindi, buon tutorial! Eccoli qua, questi sono più o meno i colori fluorescenti più utilizzati. E adesso andremo a vedere nello specifico, come raccogliere il colore. Diciamo che la tecnica è sempre la stessa, però per i colori fluorescenti ci vuole un pochino più di tempo. Facciamolo con rosa che magari è un colore un po' più evidente. Allora, come al solito vado a prendere un po' di acqua con il pennello e per i colori fluorescenti devo perderci un pochino più di tempo, perché i colori neon diciamo tendono ad essere un pochino più trasparenti, quindi se io voglio farli vedere bene devo veramente stimolare il pigmento a risalire e quindi a dare un tratto poi più evidente, altrimenti, soprattutto ecco, per esempio per il giallo, dopo lo vediamo, per il giallo quello che si andrà a verificare è che sarà trasparente e quindi si vedrà comunque la pelle sotto. Ecco, questo vi faccio vedere con il rosa. Solita tecnica, io faccio la cremina e poi vado a scaricare un pochino il colore e vado poi a creare, diciamo, quello che devo fare. Qualsiasi disegno. L'unica cosa è che lo dovrò riprendere più spesso, nonostante abbia fatto magari diciamo il lavoro bene, cioè che ho raccolto bene il colore, perché purtroppo il fluo è un pochino più trasparente, però è veramente bello. Lo faccio vedere anche con un altro colore. Abbiamo detto il giallo, così ve lo faccio vedere anche con vari colori. Allora, bagno il pennello e vado a caricare bene 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 il giallo. Carico, 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 carico. Ecco qui. Adesso li vediamo tutti i colori, eh? Così. Ecco qui. Giallo, creo cremetta. Ecco qui anche il giallo, vedete? Forse non si vede, ma è un pochino più trasparente. Però sicuramente è spettacolare. Facciamo finta che siamo a una festa, un fluo party, e quindi ci facciamo un po' di disegni. Allora, dai, cominciamo dal fucsia che l'abbiamo già bagnato. Chiaramente potete tranquillamente miscelarli con i colori non fluo e andranno tantissimo a riavvivare, cioè per esempio se io dovessi miscelare questo arancione con un arancione non fluo, vado soltanto a riavvivare la tonalità dell'arancione, quindi va benissimo. Magari ho bisogno di
di illuminare di più una parte, quindi ha bisogno di un arancione più vivo. Potete tranquillamente farlo. Adesso vi faccio vedere questa cosa. Allora, vabbè, abbiamo fatto un scarabocchietto sul mio braccio, un po' di svirgoli, ma soltanto chiaramente per farvi vedere. E adesso vi faccio vedere che cosa succede. Eccoli qui. Questo è il super effetto dei colori wood, dei colori a neon. Guardate che belli. Chiaramente c'è un. Si accendono, quindi ecco perché vi dico, per le feste per bambini, sicuramente queste sono per le ragazzette, ecco, sicuramente questi sono fantastici. Vi faccio vedere anche qui, eccoli qui. Questo lo faccio vedere dopo. Questi sono i 5 che abbiamo utilizzato. Eccoli qui. Ecco l'arancio, il giallo, il blu. E il viola, il fucsia, eccoli qua, vedete che belli? Eccoci qui. Allora, vi ho fatto vedere i colori, questi neon. Allora, mi cancello intanto perché vi voglio far vedere fra i colori neon uno fantastico. Perché è fantastico? Perché lo utilizzo anche per gli adulti. Perché lo utilizzi anche per gli adulti? Perché apparentemente non si vede, quindi anche se lo fate tipo sul viso, fate una decorazione sul viso, vicino l'occhio, sulla fronte, eccetera, se non siete sotto la luce wood, quindi quella viola, non avete, diciamo, non si vede nulla. Ve lo faccio vedere, eccolo qui, e vado a creare, eccolo qui. Li vedete e non li vedete, vedete, sono proprio quasi impercettibili. Sembrano, diciamo, dei ricami, a pelle, cioè proprio molto, molto tenue. Quindi, anche se li fate sul viso, non vi diranno niente perché comunque, diciamo, normalmente non si vedono, no? Perché in genere quello che mi dicono è: sì, ma adesso io devo prendere la macchina, mi vedono con tutte queste cose sul viso, insomma. Voi tranquillizzateli perché non si vede nulla, ma l'effetto bellissimo ce l'abbiamo solo quando c'è il wood. Quindi solo quando saranno in discoteca e balleranno, e quindi si vedrà. Ecco, io adesso sto facendo sempre un pochino di svirgoli per farvi vedere dopo un effetto fantastico. Attenzione, 3, 2, 1, e eccolo qui. Guardate che meraviglia. Questo è l'effetto, eccolo qui, scusate. Questo è l'effetto, del trasparente. Ecco perché vi dico, lo vedranno soltanto quando saranno sotto la luce wood, altrimenti sarà, trasparente come color carne, quindi non si vedrà niente. Quindi, pazzeschi, pazzeschi, io sono innamorata, l'ho già detto mille volte anche nel tutorial, sono innamorata dei colori fluo perché mi piacciono veramente tanto, tanto, tanto. E poi, come vi dicevo anche nel video,
mischiati anche con i colori pastello, li ravvivano proprio tantissimo, sono veramente veramente belli. Allora, io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, vi sia stato utile, soprattutto per conoscere anche un mondo che magari, ecco, il mondo dei neon non tutti lo conoscono. E per qualsiasi domanda, anche sul l'uso dei colori, l'utilizzo, il numero, la marca, eccetera, potete scriverci alla nostra mail l'artediromi@gmail.com. Siamo anche su Instagram, sempre con l'arte di Romi, quindi cercateci, seguiteci, perché anche lì tantissime novità. E se volete vedere qualche argomento in particolare nella sezione startup, che appunto proprio per chi agli inizi non riesce, che basta che ce lo scrivete, basta scriverci, ci scrivete alla mail, ce lo scrivete sotto a questo video, insomma abbiamo tanti modi per comunicare, quindi sfruttateli. E io ringrazio tantissimi amici, l'ho detto anche la volta scorsa, tantissimi amici che ci supportano, che ci diciamo ci gratificano per il nostro lavoro, soprattutto per quando uno chiaramente sta a casa e fa delle prove, quindi il video è proprio comodo perché puoi rimandarlo indietro, rivederlo, fare le prove, eccetera. Mandateci le foto e noi saremo veramente felici di darvi un aiuto e una mano su tutto quello che ci chiederete. Un saluto da Michela e da Roberto dietro le quinte. Ci vediamo al prossimo startup. Ciao!